Papa Benedetto nasce il 16 aprile e il 16 aprile è la festa liturgica di Santa Bernadette, Bernadette Soubirous, la veggente di Lourdes, che vede la Madonna 18 volte dall'11 febbraio al 16 luglio del 1858 nella grotta di Massabielle. Allora, già questo fatto di nascere la festa di Santa Bernadette uno può coglierlo come un segno. Se poi pensiamo però che le dimissioni le ha date, volendo far giocare una carta di prestigio, potremmo dire, proprio l'11 febbraio, avrebbe potuto scegliere tante altre date. Penso che saprete, molti si sono stupiti perché non lo sapevano, che Santa Bernadette ha ricevuto un segreto, come i tre segreti di Fatima, i due segreti di La Salette. La Madonna spesso viene per portare dei segreti. Perché questo stile del segreto? Sono i sigilli, no? È nello stile dell'Apocalisse. Dio conosce quello che accade, ma non lo rivela se non attraverso la penitenza e la preghiera. E Bernadette però, rispetto agli altri veggenti, non si è mai pronunciata su quel segreto, perché ha detto che la Madonna le aveva detto che non avrebbe dovuto dirlo a nessuno. E così è morta portandosi in cielo questo segreto. Chissà che questo segreto non riguardasse proprio il futuro di un papa dal sapore apocalittico, che avrebbe dovuto lasciare il trono ai nemici e condurre un'esistenza di prova e di sofferenza.